Ho un carattere forte, so quello che voglio ed è meglio non farmi arrabbiare. Ehi, Enrico, non me ne fa arrabbiare! Oh, mi hai toccato! Mi hai toccato! Ma taxi, vai! Perché quando sblocco non mi ferma nessuno. Ehi, taxi! Ognuno si scelga un banco, grazie. Vieni! E non travolgetemi. Piano, ho detto piano! In questo caso l'obiettivo è uno solo, accaparrarsi il posto strategico. Occupato! Taxi 3, ti trovo a te! Stavo tu con te, va, via! Insomma, là fuori c'è la giungla! Coniughi al passato remoto il verbo cuocere. Io cuocetti, tu cocesti e gli cocette noi cossimo. Essi furono cozzuti o cocciuti, vabbè. Cosa vuol dire coatto? Oh, mi staranno del coatto a me! Oh, prenda da proprio! Silenzio! Uè, tu silenzio vicino a me, non me lo dici! Satit, mo la foce! Niente profumi! Il deodorante se può usare! Non esco di casa! Senta. Ma il deodorante se può usare! Se può usare o non se può usare! Tanto se me lo dice già con questo atteggiamento, le sembro sua zia! Yazzi, Giuseppe, non famos! Detto questo, e chiudiamo! Ma non perché mi sto annoiando! Non ha Luca! Si nota spruzzo! Basta! Ma il deodorante se può tenere! Senta! Le sembra che in questo momento la cosa più importante sia il suo deodorante? Certo, non voglio puzzare come una capra! Beh, non voglio essere una capra, ma una farfalla profumata! Beh, dai, un po' via per il culo. Ma come non sai che vuol dire? Che ti prendo paia a destra e paia a sinistra insieme, hai capito? Un po' prende in giro. Le consiglierei di sciacquare i panni in Arno. Che vuol dire? Oh, ma che vuol dire? Anzi, parla come magno! Parla poco! L'Arno intanto che cosa potrebbe essere? Buona... una lavatrice. Oh, sì, mia nonna è chiamata lavatrice Arn, che già fai? Ah no, Ringel! Si chiama Arno la lavatrice, secondo lei? L'asciugatrice? Sì, va, poi Lufon! Io con questa ci strozzo qualcuno, eh! Minchia, che strozzo! Boh! Ho fatto spaventare. E ti fatto pipì sotto la paura, nene! Risotto alle fragole. Non bastava pizza per l'ananas, no? Cioè, ma che? No, raga, non usatelo, per favore. Uah, ma che puzza è me? Cervella bollite. Strizzando l'occhio alla tradizione. Ma chi sa da mangiare? Poi il mangiare fa schifo, non mi faccio mai. Fa schifo. Ma fa schifo, sì, come fa schifo. Ho il cervello arrostuto. Ho ritmo e fragl. Ma che sfaccismo significa? Mi posso mai mangiare quella schifizza? No. Ma sa che la Dorelfi ha detto che è buona, E te mangiassi tutto esso! E saluto! Ti voglio chiamare, per favore! E vado... chiamalo, per favore! Aia! Ma cosa le vorrebbe dire alla mamma? Che mi manca, che ho messo con lei, che la voglio... che la vita mia! E che senza esso non posso stare, perché ma appartene! Solo questo, per favore! Scusate. Così carina. Non mi toccare mai più. Dici. Don't touch me, I'm famous. Buongiorno. E basta questi campanelli. Buon allenato un pochetto e ficco su per il culo. Mi sta sempre sotto. Cioè non lo so, che vuoi un autografo. Eccolo qua. Ah, nuovo, vuoi dar profa. Non so farlo io. A me nessuno mi ha mai spiegato come si fa a letto. Ma ha sempre fatto mia madre. Uè ma. Uè mettiti ma fuori. Che non sa ci fa. Un mamma rocar, ma a me non te mamma, sto surando fritto cuore. Sì, ma dai che non c'è di, ma ti dacci. Qui la scelta è o stare ferma o andare a casa. E me ne vai a casa, a me ne vai che mi hai capito. Guarda. No. No. Cos'è questo? Che cos'è questo? Ma poi ti vincio proprio con questo. Con questi capelli qua senza piastra non posso stare. Datemi una piastra. No, no. Mi raccomando, solo le punte. Sono corti come i nostri, come i suoi. E dare ritto sulle punte, è strunzo. No, basta. No, no. Ma che è sta cosa? Non è ritto. Non è ritto. In un centimetro c'è ritto. No, no. Levate a me la vicina pega, avanti. No, no, mi guardi un attimo. Mi guardi un attimo. Non mi tocca. Belli capelli che nessuno li può tagliare. Sono il parrucchiere del collegio che il melone mi vuole fare. Semplificarci l'esistenza, taglieremo il ciuffo. No, no, non la prego, no. Tutta, ma il ciuffo là! No, Gesù, è per favore, lo ciuffo no! Santa Maria, madre di Dio, è per favore, lo ciuffo no! No, la prego. Sonna bonda, che ti fa schifo, per favore, lo ciuffo no! Peppa Pig, per favore, lo ciuffo no! Sì, ma non è così che... No!
può tenere. Sono tutti suoi. Guarda, non mi far dire dove te li devi mettere. E vaffanculo. Oddio, oddio, non te prego. E dai, basta. Papà, comprami il parrucchino. 8, 7. Prima che sia troppo tardi. 5, 4, 3, 2. Auguri. Anzi, perché già niente, scusate. Siamo andati in bagno. Il verbo crescere al passato remoto. Io crebbi, tu crebbi, egli crebbe, noi crebbemmo, voi crebbebbe e ti crebbebbero o crebbemberondissimo. Quando giocavi a nascondino là non ti trovavano più, cioè tu ti nascondevi, dopo una settimana stavano ancora cercando, ma non so chi sei. Oh, è passato l'anno e sto cagare nasco, vivi da truono. Giorno però. Questi capelli sembrano un barboncino. Buscentella. Ma è tanto difficile. Oh, ma è tanto difficile, eh. E lei mi sta a dire queste cose, anche io voglio ribattere. Anche io ribatto, voglio ribattere. Quando mi ribatte? Qui si fa quello che dico io. Auguri. Ma lo so fa pure io. Auguri a lei, non a me. E a me non mi fa nessuno l'auguro. Mi guardi. Quando sei brutto? L'ansia è una sensazione che mi opprime continuamente. Un'agitazione alle gambe, una stretta allo stomaco. Perché ho paura di non riuscire a realizzare qualunque mia aspirazione futura. Oh, ma che sto mi fa venire l'ansia pure a me? E prega tu non paga il campo sereno. E c'è sì. Sono la vostra professoressa di educazione musicale, Giovannini Giovanna. Giovannini Giovanna! No, non fa ridere. Che? Gabriele D'Annunzio. Cogliere. Era un estetista. Oh, vero, mi faceva sempre l'unghiacere. Quando era bravo. Oh, migliore. Si studia la mattina e pomeriggio mi si danno il cervello e la lingua, tutte cose che non riesco a mangiare. Ma che dito? Boh!